Ma le confermo che il Premier ci prende in giro. Mi sembra il mondo reale rispetto a quello di cui parla il Partito Democratico è estremamente diverso. I dati ce lo dicono, ce lo dicono anche i dati perlomeno della disoccupazione. Quando si dice che la disoccupazione cala, non si tiene conto invece dell'aumento delle persone che addirittura continuano a aumentare, quelli che addirittura non cercano più lavoro, sono talmente delusi e talmente affranti che non cercano neanche più lavoro. Ma al di là di quello, io credo che i problemi essenzialmente siano due e ad oggi sono assolutamente irrisolti se non peggiorati da questo governo. Il primo è quello della pressione fiscale altissima che ha questo paese, soprattutto rispetto alle partite IVA. Metto dentro tutti, no? La nostra economia è gran parte fatta di piccola e media impresa. Oggi basta fare un giro nei centri urbani per rendersi perfettamente conto di cosa è ancora oggi la crisi economica. Ci sono vetrine completamente vuote, capannoni completamente sfitti come quello che avete fatto vedere voi e sono tantissimi. E tra un po' ci saranno le aree dismesse dei centri commerciali, purtroppo. E l'altro problema è sicuramente quando si parla di determinazione tributaria, io dico che è quello della semplificazione tributaria. Cioè noi non possiamo pensare che un artigiano possa dedicare il 40% del proprio tempo per capire come fare a A pagare delle pagare. tasse altissime. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. E proprio per questo motivo noi pensiamo, da un lato, che una delle soluzioni anche rispetto all'evasione fiscale possa essere una flat tax, un'aliquota unica.